TG Express, un TG veloce di 3 minuti con più edizioni giornaliere, sempre in diretta, ideato e costruito per essere visto direttamente dallo smartphone, dove vengono visti oltre il 70% dei contenuti multimediali. Va in onda ogni volta in location differenti ad Alghero, dove sono coinvolti attività commerciali, istituzionali e luoghi di interesse pubblico. Costruito con una grafica accattivante, al pari dei TG online di maggior successo in Italia. Alghero TG Express. L'informazione quotidiana di Alghero Channel. Benvenuto a tutti, benvenuto e un ringraziamento a tutti per essere qua stasera, prima di tutto naturalmente alla squadra, ai giocatori, ma a tutti gli ospiti, e un ringraziamento particolare, come ha detto Dolores, a Stefano Visconti che anche quest'anno ci ha ospitato in questa bellissima location e che speriamo anche quest'anno ci porti bene, come è stato anche l'anno scorso, che è stata un'annata di cui siamo stati sicuramente soddisfatti. Forse l'anno scorso avevamo detto che puntavamo a qualcosa di più, però io credo che per come sono andate le cose, i risultati hanno dato ragione al gruppo che si era creato, al lavoro che si è fatto, e quindi non bisogna altro che essere contenti di quello che abbiamo raggiunto. Quest'anno non puntiamo in particolare a risultati sportivi, quelli ci riteniamo nel nostro io intimo, perché bisogna, anche per un fatto scaramantico, però abbiamo delle altre cose molto importanti. Noi quest'anno abbiamo lavorato molto per integrare la società con nuovi giovani e dirigenti che hanno dato e stanno dando un apporto molto importante, affiancati a quelli che c'erano qui, soprattutto il direttore, che siamo ormai più vecchi. Io sono vecchio, lui è giovane, io sono vecchio, però siamo, diciamo, Luigi, che è quasi, diciamo, si avvicina, ma gli altri sono tutti ragazzi, gli altri tutti ragazzini. Quindi abbiamo integrato, siamo partiti dalla società, sono arrivati nuovi dirigenti e speriamo che ne arrivino sempre altri, perché il gruppo non si ferma a un numero ben definito, più si allarga meglio è. Nuovi dirigenti, quindi nuova linfa organizzativa, nuovi tecnici, quindi anche il settore tecnico si è arricchito di nuovi tecnici molto importanti. Il ritorno di Ramiro Cassina sicuramente è un ritorno significativo, sia per l'affetto che ci lega a Ramiro, che purtroppo stasera non è qua, e sia anche per i precedenti sportivi, sia come giocatore che come allenatore. Il ritorno di altri tecnici importanti nel settore giovanile, Ecovia, Palomba, Massimiliano Giampoli, che viene dall'Emilia dopo un passato anche lui da giocatore nella nostra squadra, dei risultati. Insomma, non vorrei dimenticarmi nessuno, però il settore tecnico, diciamo, ci abbiamo ragionato e abbiamo cercato molto di rinforzarlo, perché è quello che, sul quale si deve investire di più. E poi i giocatori, noi abbiamo un parco giocatori locali che sono di buon livello, nascono da due società giovanili, nascono prima dall'amatore del Alghero, settore giovanile di qualche anno fa, perché ormai i ragazzini come Marco Spirito, come Indaga sono più ragazzini, e quelli sono un prodotto del vivaio locale. Poi ci sono tutti quelli che sono nati invece dalle due associazioni giovanili, l'Alghero e l'Agra, che sono quelli che sono seduti appunto qui in questa sede dei giocatori, che hanno permesso di fare la nostra attività e di fare l'attività anche con risultati importanti. Ripeto, il risultato io spero che sia sicuramente positivo, ma non facciamo previsioni. Noi sappiamo di avere una squadra competitiva, tutte le altre squadre del campionato sono molto competitive, e poi alla fine si vedrà, e non ci sono comunque obiettivi prefissati se non quello di fare un buon campionato, di divertirci e di far divertire chi ci viene a vedere, e soprattutto di avere alla fine la soddisfazione di vedere il nostro stadio, la nostra tribuna sempre più piena, tanti ragazzi al campo, dagli under 8 fino agli old, che sarebbe bene che qui abbiamo Tore, il presidente, e comunque speriamo che aumentino sempre di più, che anche loro diano un apporto di presenza e di possibili presenze anche a livello sportivo con altri team che vogliono venire a misurarsi con loro e loro portare il nome dell'amatoria del Alghero. Insomma, un anno come al solito all'inizio è sempre tutto bello e tutto positivo, e noi su questo ci crediamo e speriamo che sia così anche ad aprile, ai fini di maggio, quando finirà il campionato.
Presidente Badessi, si parte con una nuova stagione per l'Amatori Alghero. Nuova stagione anche quest'anno con tante speranze. Quella però principale, diciamo, per la nostra attività di società è sicuramente lo sviluppo dell'attività, sia nel settore giovanile ma soprattutto anche per quella che è l'immagine della nostra società nei confronti di una città che speriamo ci voglia come sempre bene. Quindi frequenza alle partite, appoggio da tutte, dai giovani, dalle famiglie, da tutti coloro che noi accogliamo sempre a braccia aperte, di cui vogliamo il sostegno, e poi se vengono anche i risultati sportivi naturalmente. Ci siamo attrezzati anche per quello, e quello però anche per scaramanzia non facciamo previsioni, l'importante è una buona stagione. Non facciamo previsioni, però sicuramente la società si è impegnata con una campagna acquisti di tutto rispetto. La società si è impegnata con una campagna acquisti di tutto rispetto, sicuramente la squadra è competitiva, parliamo comunque di un campionato, il girone 1 della Serie B, sempre molto molto impegnativo, perché sono squadre prevalentemente del nord, molto attrezzate, con grossi nomi, e quindi noi ci proponiamo con la nostra formazione, speriamo in un risultato buono, non facciamo però previsioni su questo. Invece dal punto di vista tecnico è tornato anche un personaggio molto amato dal pubblico algherese, Ramiro Cassina. Sì, è tornato Ramiro, che quest'anno ha dato la sua disponibilità, per noi un uomo molto importante, perché ricordiamo tutti il successo della sua precedente esperienza sia come giocatore che come allenatore, è un valore aggiunto. Ed è un valore aggiunto a una situazione tecnica di tutto rispetto a 360 gradi, perché anche nel settore giovanile abbiamo preso nuovi tecnici di comprovata esperienza e che sicuramente miglioreranno il trend dello sviluppo dei giovani, e quindi forze nuove per il futuro che per noi sono molto importanti e fondamentali. Concludiamo parlando proprio del settore giovanile. L'importanza è una cosa che non succede in molte squadre, di avere giocatori della prima squadra che collaborano col settore giovanile. Certo, perché devono servire come riferimento. Noi è già da qualche anno, tutti quanti ricorderanno anni in cui giocando in Serie A siamo stati costretti ad avere praticamente una rosa di giocatori, diciamo, stranieri tra virgolette. È già qualche anno invece in cui la squadra è formata prevalentemente da giocatori locali. Ci vogliono sempre quelle 7, 8, 9 presenze di giocatori esperti per integrare e per puntare a dei risultati. Però lo sviluppo dei giovani è innegabile che c'è stato, infatti vediamo giovani giocatori in prima squadra che vengono dal nostro settore giovanile e sempre più numerosi. Jordan Armani, veniamo in Mischia. Confermato mediano d'apertura, Bombaggi Roberto. Altro giovane nostro, Bombaggi Lorenzo. Abbiamo un ragazzino 35enne dall'Australia, Steven Bortolussi. Un altro grande talento preso quest'anno da Alessandro all'ultimo, che purtroppo stasera non è qua con noi, Juan Sebastian Francesio, che comunque è con noi. Per il secondo anno consecutivo confermato il vice capitano Mario Serra. Altro talento algherese, Del Rio Guglielmo. L'unico che quando tocca sempre meta, quando tocca palla fa sempre meta, Daniele Zappano. Altro talento algherese, Livietto Madendo, insieme al fratello Madendo Raffaele. Aspettando il ritorno in campo dopo la frattura al ginocchio, un altro grande guerriero, Giulio Figari. Abbiamo un altro talento algherese, Peana Fabio. Sempre algherese, il giovanotto Martiri Giovanni.
da un paese qua vicino, Villanova, Valerio Arru. Sempre da un paesino qua vicino, Ilie Giovanni. Un nuovo arrivato, il piccolo, il cucciolo, Marco Prete. Poi, ultimo anno di esperienza, purtroppo non è qua con noi, poi sta lavorando, Bonetti Giovanni. Altro giocatore, algherese, Loi Pietro. Un nuovo arrivato, sempre in prima linea, Pilone, Mannucci Cristian. Colui che c'è sempre, ogni allenamento, ogni sera, ogni ovunque, il capitano, Tony Daga. Marco Giovanotto, Marco Spirito. Sempre algherese, Paddeo, Michele. Un nuovo arrivato dalla Georgia, Zura. La nostra pantera nera, Usman. Un altro giovanotto, il piccolo, il cucciolo, Paolo Oger. Nuovo arrivo dall'Argentina, Federico. Un altro piccolo, cucciolo mansueto, Ceglia. I cugini, le nuove rivelazioni dell'anno, Piras Andrea e Piras Anni. Abbiamo due assenti che sono impegnati col lavoro, lo Iacono Salvatore e Carmine Mura, e l'ultimo gradito ritorno, quello di Fabio Marroso. Niente, questa è la squadra che da 4 settimane ci stiamo veramente allenando alla stragrande, veramente sono stati allenamenti molto duri, spesso la gente non sa quello che si fa alla base e guardano solo quello che succede la domenica, ma io vi garantisco che a ogni allenamento, ogni seduta in palestra, ogni volta che indossiamo le scarpette sono gocce e gocce di sudore che mettiamo su quel campo. Perché veramente abbiamo un gruppo molto vincente, vogliamo vincere, non sarà facile perché troveremo delle squadre veramente attrezzate, ma questo gruppo, prima di essere una squadra, finalmente siamo arrivati ad avere un gruppo di amici, prima di tutto, ci capita spesso di uscire insieme e di passare molto tempo libero tra di noi. Siamo qui con l'allenatore e giocatore dell'Amatori Alghero, Marco Anversa, per te. Quarta stagione tra panchina e campo. Sì, è la mia quarta stagione, un'esperienza sicuramente nuova, quella di allenatore giocatore, e io aggiungo sempre anche psicologo, perché avere a che fare con 30 teste, sono 30 teste differenti e devi saper gestire tutti. Poi voi avete anche la difficoltà delle trasferte, quando andate in trasferta ci si alza molto presto, si torna poi sera tardi e bisogna essere concentrati sull'obiettivo. Sì, è uno degli handicap di giocare nelle isole, è proprio questo, che comunque per viaggiare hai bisogno dell'aereo, quindi gli aerei partono presto, la sveglia è alle 5 del mattino e non a caso dai 3 anni scorsi abbiamo solo 2 sconfitte in casa. Ma fuori casa spesso si fa sentire un po' la fatica. Quindi doppio lavoro sia a livello fisico sia a livello mentale per tenere l'obiettivo al centro. Voi che qui in casa, appunto, mi dicevi 2 sconfitte in 3 anni, l'ultima nell'ultima stagione anche con una squadra di livello come Milano. Cosa vuol dire giocare qua ad Alghero e per gli avversari venire a giocare su un campo del genere? Io lo dico sempre, non c'è popolazione più dei sardi che difende la sua terra. Qua la gente ne va veramente orgogliosa della sua terra, la difende, e quando giochiamo qua è veramente difficile venire a vincere. Quest'anno purtroppo abbiamo perso l'imbattibilità del campo che durava da più di 2 anni contro la squadra che poi è stata promossa in Serie A.
E siamo ripartiti poi da quella sconfitta tenendo ancora imbattibilità per tutto il resto della stagione, e quest'anno lavoreremo anche appunto per le trasferte. Non a caso questo sabato partiamo il pomeriggio per giocare il giorno dopo, quindi riposati a Sondrio. Parlavi della terra sarda, anche quest'anno derby con l'Amatori Capoterra, un derby che già abbiamo visto in precampionato. Sì, è inutile voler far pensare a una partita come le altre. Il derby è derby in tutti gli sport, in tutte le categorie. Ci teniamo a fare bene, ci teniamo a tenere la leadership della regione. Per questi 3 anni ci siamo sempre classificati al primo posto a livello regionale, che magari per qualcuno è poca roba, ma non dimentichiamo che comunque sono quelle piccole soddisfazioni che ci aiutano a lavorare per il futuro. Al di là del primato regionale, dove può arrivare questa amatoria? Ah, penso in alto, quest'anno abbiamo lavorato bene anche con gli sponsor, quindi avere molti più sponsor significa avere qualche budget per fare qualche trasferta in più, partendo di sabato, giocando bene riposati. Sono molto fiducioso, la squadra è forte, ci stiamo allenando veramente duro e sono molto fiducioso. Per i nostri spettatori, tra loro ci sono tanti tifosi dell'Amatori, presentaci i nuovi acquisti. Allora, su tutti abbiamo preso un giocatore che arriva dal Super 10, Steven Bortolussi, credo che possa fare veramente bene nel nostro campionato. Abbiamo preso l'allenatore giocatore che l'anno scorso rinforza Capoterra, Sebastian Francesio, e ci sarà riconfermato il numero 8 Totò Ceglia, che è la quarto anno anche lui che starà con noi. Insieme a lui in reparto ci sarà Federico Fernandez, giocatore argentino di buonissima esperienza. In seconda linea un volto nuovo, è un georgiano, Zura, anche lui è tutto da vedere. E in prima linea abbiamo preso Tedde e Mannucci. In più si è aggiunto in ultimo il mediano di Mischia, Jordan Armani, che è veramente un grande talento, che ho avuto la fortuna di giocare contro di lui a Roma e di conoscerlo proprio questo fine di stagione in un torneo 7, ho avuto la fortuna di portarlo ad Alghero. E a questi si aggiunge lo zoccolo duro degli algheresi. Senza dubbio, loro sono il pezzo forte, Daga, Spirito, Bonetti, Paco, senza dubbio loro sono quelli che devono e faranno sicuramente la differenza per questo club. Cercando sempre di inserire oltretutto i giovani. I giovani fanno parte ormai della nostra squadra, Mario Serra, Bombaggi, fratelli Madeddu, ma ne posso elencare tantissimi. Proprio questo sabato abbiamo giocato contro Olbia, finita 70-0, con una formazione tutta sarda, tutta algherese e con dentro dei classe 98-99, quindi ne abbiamo tanti, stiamo lavorando bene. Un altro arrivo per la panchina. Ramiro Cassina. Ramiro Cassina, sono contentissimo perché 14 anni fa è stato quello che mi ha permesso di scoprire Alghero, mi ha portato lui quando era allenatore dell'Alghero e quindi me lo ritrovo dopo 14 anni come allenatore della Mischia, ma io amo dire allenatore in generale perché sicuramente ho tanto da imparare da lui e penso che mi può aiutare tantissimo. Cosa vuol dire, cosa è voluto dire per te? Per un giocatore che ha giocato a alti livelli, che viene dalla penisola, arrivare in Sardegna? Io sono arrivato in Sardegna quasi per sbaglio, perché arrivavo da un infortunio dove non riuscivo a trovare una squadra che mi garantisse lo stesso stipendio che avevo allora. Ho conosciuto Alghero, me ne sono innamorato e dopo un anno passato appunto in Serie A, dove abbiamo sfiorato la promozione in Super 10, ho preferito seguire la carriera. Ma tornavo ogni estate, mi ero proprio innamorato di questa isola, quindi ormai mi sento a casa. Tu da 4 anni ti dividi appunto tra campo e parte tecnica. Cosa vuol dire per un giocatore avere, oltre alla responsabilità del campo, tu tra l'altro calci anche i piazzati, avere anche la responsabilità di guidare gli altri? Guarda, ti dico la verità, credo che sia un grande limite, sia un grande limite perché appunto le mie doppia veste di allenatore giocatore non mi permette di concentrarmi al massimo quanto vorrei per giocare in campo. Ma appunto quest'anno avrò anche questo vantaggio, avrò Ramiro che gestisce tutta la parte tecnica fuori e io finalmente potrò dedicarmi interamente agli 80 minuti della partita.
guardiamo un attimo la fine del campionato, domenica a Sondrio e poi tra dopo 7 giorni, prima in casa, sperando nel pubblico delle grandi occasioni. Sono sicuro che il pubblico quest'anno sarà numeroso, sono sicuro che c'è tanta curiosità, lo abbiamo visto dal derby con Capoterra, c'era un sacco di gente sugli spalti, si trattava solo di della prima stagionale come amichevole. Sono abituato a guardare partita per partita, quindi guardo questa qua di Sondrio, sicuro partiamo sabato per vincere. Se un giovane venisse da te oggi ti chiedesse perché il rugby? Il rugby è una scuola di vita, il rugby ti insegna proprio a vivere, a fidarti del compagno, ti insegna a non mollare mai nei momenti di difficoltà e ti assicuro che ce ne sono tanti, così come sul campo, ma ormai penso che nella vita tutti noi abbiamo qualche momento di difficoltà, qualche momento un po' più buio e sono sicuro che avere vicino un compagno che ti tende la mano e affronti questo momento più duro insieme è tutto più facile. I giovani che vogliono iniziare rugby, a chi si devono rivolgere, quando, come, vengono direttamente qui, cosa devono fare? I giovani, invito tutti i giovani algheresi a provare un'esperienza al campo, un'esperienza che la potete provare ogni martedì, giovedì, abbiamo qua tutto il settore giovanile, dall'under 8 all'under 20. C'è posto per tutti, il rugby è uno sport per tutti, vi invito a divertirvi. Oltretutto, settore giovanile si allena con la supervisione dei giocatori della prima squadra? Assolutamente, è una cosa che abbiamo cominciato 3 anni fa e penso che sia bellissimo creare dei sogni dove poi i ragazzi giovani abbiano la possibilità di inseguire, quindi noi siamo i primi a instradare, a regalare emozioni ai giovani. Allora, dalla famiglia della Matteo del Guido è tutto, ci vediamo domenica 8. Ci vediamo domenica 8, vi aspetto numerosi. Ah, se taglio, tu burrone, taglio quello che dico io. Okay. Tanto non ti serve più. Ah! Alessandro Pesapane, vicepresidente dell'Amatori Alghero, una delle colonne portanti della società. La società cosa si aspetta da questa stagione? Beh, io penso che quest'anno dobbiamo per forza fare il salto di categoria, senza ombra di dubbio. È stato fatto il primo acquisto, che è quello di Ramiro Cassina come direttore tecnico, che è quello che andrà a supportare Marco Anversa, che è l'attuale allenatore giocatore dell'Amatori. Di conseguenza, avendo un tecnico con un'esperienza del genere in panchina e dando la piena libertà a Marco Anversa di poter esprimere al meglio la sua capacità da giocatore, io penso che quest'anno sia proprio opportuno dirlo, che abbiamo allestito una squadra con veramente giocatori importanti. Non solo Ramiro, però è arrivato anche Steve Bortolussi, che è un nazionale 7, sono arrivati i due ragazzi da Livorno, che è un pilone, un mediano di mischia molto giovane e promettente, è arrivato un terza linea, che è un ragazzo argentino. In più abbiamo riconfermato tutto Ceglia, che è 4 anni già che ormai diciamo che più algherese che straniero, quindi ormai fa parte del gruppo degli algheresi, e l'altro è Sebastian Francesio, che era l'ex allenatore di Capoterra. Quindi io penso che abbiamo allestito veramente una squadra abbastanza importante, che secondo me possa competere veramente per poter avere dei risultati importanti per tutto il campionato. Squadra sempre sospinta dal vostro grande pubblico nel Fortino di Maria Pia. Assolutamente, questo è il primo nostro punto di forza, nel senso che spero che comunque quest'anno ci sia un pubblico abbastanza più importante rispetto a quello degli anni passati, anche perché comunque stiamo facendo bene, ma quello che mi rincuora è che abbiamo allargato di tanto il settore giovanile, di conseguenza questo mi dà veramente tanti stimoli, e soprattutto perché vedremo tutti questi genitori, tutti i bambini che verranno la domenica a supportare la prima squadra. Bambini che seguiranno i passi dei giovani che già sono entrati in prima squadra. Abbiamo anche nel settore giovanile fatto un passo veramente in avanti, nel senso che abbiamo riportato all'interno del gruppo degli allenatori Fabio Corbia e Roberto Palomba, che si occupano entrambi del settore giovanile. Uno fa l'under 16 e l'altro fa l'under 14.
E poi abbiamo preso un altro ragazzo che arriva da Bologna, che è Max Zancu, che è un vecchio, una conoscenza già per l'amatori, perché è un ragazzo che ha giocato quando ancora io giocavo. E si occupa di tutto il settore giovanile per quanto riguarda il mini rugby, quindi dall'under 6 all'under 12, e in più fa il reclutamento nelle scuole la mattina. Quindi io dico, questo ci dà veramente uno stimolo, perché stiamo veramente facendo le cose abbastanza bene. Hai parlato di under 6, vuol dire che il rugby non è uno sport pericoloso, ma è uno sport formativo? Assolutamente, purtroppo come in tutti gli sport può succedere qualsiasi cosa, quindi il fatto di nel rugby lo trovano violento proprio perché c'è il contatto fisico, però a quell'età è relativo, nel senso che i bambini mi interessa che si divertano. Poi i rugby iniziano a farlo veramente da quando iniziano quando iniziano a fare un percorso già diverso, cioè dall'under 14 in poi, allora si inizia a parlare di rugby, ma all'inizio i bambini devono venire qua e divertirsi, quello che mi interessa. Allora diamo un appuntamento, domenica si gioca a Sondrio e poi la prima in casa. Andiamo a vincere domenica a Sondrio. E poi la settimana successiva siamo ad Alghero in casa con Milano. Marco Spirito, allenatore come ruolo, ma pilone spesso per necessità, sei un po' la storia di questa società. Sì, diciamo che adesso inizio ad essere tra i più vecchi, anzi probabilmente sono molto vecchio. Ho iniziato, esordito in prima squadra nel 98, quindi 19esima stagione in prima squadra, va bene, abbiamo visto tante cose, adesso stiamo cercando di tornare bene. Spirito, un cognome che torna spesso nell'amatori Alghero, inutile chiederti come è iniziato. Beh sì, io sono legato alla famiglia Spirito Marinaro, che sono praticamente i fondatori della società, quindi nel 95 mi portò mio zio Salvatore al campo e da lì è iniziato tutto. È stato uno sport che ti è piaciuto subito o all'inizio l'hai visto come un, tra virgolette, dovere? Nessun dovere, anche perché io fino ai 13 anni ho fatto calcio, nuoto, pallanuoto, tennis, ho fatto un po' di tutto. Pallanuoto, altra specialità di famiglia? Altra specialità di famiglia, perché mio padre spingeva più sulla pallanuoto ai tempi, quindi ho iniziato lì. Poi verso 13 anni ho detto, va, proviamo uno sport nuovo, mi piaceva cambiare. E ho iniziato questo, c'è stato insomma un colpo di fulmine. Quindi il passaggio da centroboa a pilone è stato abbastanza naturale. Sì, diciamo che sono anche sport che hanno una decisa somiglianza sul contatto fisico, sulla disciplina e sulla fatica. Dal 98 oggi ne hai visto tante, com'è la squadra di quest'anno? Secondo me è buona, quest'anno secondo me la squadra è veramente buona, per la Serie B abbiamo delle individualità decisamente interessanti. Poi abbiamo giocatori esperti che insomma hanno fatto decenni in Serie A. La squadra è forte, abbiamo due allenatori veramente di altissimo livello, che in B non credo che ci abbia nessuno, perché Marco Anversa e Ramiro Cassina sono un duo extra lusso, sarebbe già ottimo per una A, figuriamoci per una B. Secondo me ci sono i presupposti per fare molto bene. Anche questa stagione l'avete iniziata nel segno della rivalità con i cugini di Capoterra. Sì, quest'anno la rivalità con loro è storica, poi negli ultimi anni tra i derby in Serie A e Serie B è stata molto molto sentita. Quest'anno abbiamo fatto un amichevole un paio di settimane fa, abbiamo vinto bene noi, però il campionato sarà sicuramente tutta un'altra cosa, perché sia loro che noi abbiamo messo un po' di formazione un po' rimescolata per provare tutti, il campionato è tutta un'altra cosa, però già aver vinto un amichevole non è male. E domenica si comincia da Sondrio. Sì, Sondrio, campo ostico, negli ultimi tre anni una vinta e una persa un pari, quindi siamo proprio pari. Campo ostico, si va in montagna, si gioca sul sintetico. Loro in casa sono tosti, in trasferta no, ma in casa sono tosti, gente di montagna. Andiamo, cerchiamo di replicare il risultato dell'anno scorso che abbiamo vinto con bonus. Qui con loro ci avete sempre vinto, sì. Oltretutto è un po' la storia di tutte le vostre partite casalinghe, o quasi. Beh, in casa tre anni abbiamo perse due, anche in Serie A abbiamo fatto stagioni intere dove vincevamo sempre o al massimo ne perdevi una con chi saliva in eccellenza o in Super 10.
questo deve essere e deve rimanere il nostro fortino inespugnabile. Tra il pubblico, l'area di casa, il clima, eccetera, eccetera, obiettivamente ad Alghero, a detta di tutti, è difficile vincere. Da algherese, cosa vuol dire indossare questa maglia? È un onore grande, una bella cosa. Io ho giocato fuori, certo, quando giochi per qualunque maglia ci metti sempre il massimo, perché non so, non potrebbe essere altrimenti, ma quando giochi per la maglia di casa tua, che magari prima, poi come nel mio caso, hai indossato un tuo parente che ha fatto la storia, obiettivamente ha un peso un po' diverso. Allora, ci vediamo prima a Sondrio e poi tra 8 giorni, prima in casa. Prima in casa con Milano, sperando di venire da un bel risultato con Sondrio. Confido in un pubblico importante, perché questa secondo me può essere una bella stagione. Anche perché va riscattata la sconfitta. Bisogna... Ma vinciamole tutte, poi vediamo. Tutto Ceglia, quarta stagione con l'Amatori Alghero, quali sensazioni hai per quest'anno? Allora, con i nuovi innesti fatti dalla società e con i ragazzini che hanno voglia sempre di dimostrare, quindi di prendere il posto di ormai quasi vecchi, tra virgolette ovviamente, penso che sarà veramente un bel campionato, anche perché ci sono delle squadre che si sono rinforzate, ma noi stiamo lavorando per stare lì in vetta e quindi vogliamo conquistare la cosiddetta ben amata Serie A. Hai parlato dei giovani, tu con i giovani ci lavori, perché ti dividi tra campo prima squadra e l'allenamento dei più giovani. Sì, è veramente una bella esperienza avere a che fare con dei ragazzini alle prime armi. E comunque è bello vedere una tua impronta sul ragazzino, e quindi quando entra in campo segue uno stile di gioco che hai cercato di fargli, cioè di trasmettergli. Ecco. Qual è la prima cosa che guardi in un giovane e qual è la prima cosa che cerchi di insegnargli? Allora, la prima cosa che guardo in un giovane è la voglia di dimostrare, e poi ovviamente quello che gli voglio insegnare è prima cosa il rispetto, e poi viene ovviamente tutta la parte di rugby. Domenica iniziate da Sondrio, come vedi la partita? Sondrio è veramente una bella squadra, è molto attrezzata nella parte della mischia, magari sui tre quarti ha qualche pecca, però sarà veramente una partita interessante, perché ovviamente come tutte le squadre vogliono vincere la prima e soprattutto in casa, ma ovviamente con noi avranno molto da lavorare domenica. 7 giorni dopo, esordio casalingo, vi aspettate come sempre il pubblico delle grandi occasioni? Certo, noi ovviamente entriamo in campo soprattutto per dimostrare alle nostre famiglie, ai nostri amici, ai nostri parenti che noi siamo qua per difendere ovviamente questa terra. Io non sono di qua, ma mi sento Romeo adottato, dato che è la quarta stagione qui, quindi non vedo l'ora. Allora, diamo appuntamento ai vostri tifosi per tra 2 domeniche contro Milano. Ok, tra 2 domeniche vi aspettiamo al campo a vedere una grande partita. Ovviamente faremo di tutto per darvi una vittoria. Ogni giorno ci prepariamo per darvi un'informazione pulita, veloce e obiettiva. Ogni giorno è la passione che ci guida a svolgere il nostro lavoro. Ogni giorno l'unico pensiero che abbiamo è solo uno. Ogni giorno vogliamo starvi vicini per trasferirvi quello a cui teniamo di più, l'amore incondizionato per Alghero. Alghero TG Express.